Da domani e entro 5-6 giorni verranno vaccinati circa 24.000 cittadini dei comuni al confine tra Bergamo e Brescia, con cui la Regione Lombardia rimodula la sua strategia vaccinale anti-Covid. Lo ha annunciato il responsabile della campagna, Guido Bertolaso, dopo la presentazione del piano aggiornato da parte della vicepresidente assessora al welfare, Letizia Moratti. Verrà vaccinata prioritariamente la popolazione di età compresa tra i 60 e i 79 anni in 14 comuni della provincia di Bergamo e della provincia di Brescia, per creare un cordone sanitario ed evitare il diffondersi del contagio. La variante inglese si sta già diffondendo, non solamente nella provincia di Brescia, lo sappiamo tutti, e quindi bisogna lavorare per cercare di rallentarla, quantomeno. Partiamo quindi dalla fascia, partiamo fra domani e venerdì mattina, perché stiamo definendo i meccanismi, stiamo definendo anche le procedure di adesione, perché per gli over 80 è facile, quelli che dovevano aderire hanno già aderito. Noi poi aggrediremo la fascia, prendendo l'esempio di Israele, degli abitanti di questo territorio dai 60 agli 80 anni, sempre perché sappiamo di avere pochi vaccini e quindi non vogliamo prendere in giro nessuno. Quindi da questi comuni dove incominciamo a vaccinare fra domani e dopodomani, poi ci porteremo avanti, andiamo avanti con la successiva, ecco, che riguarda ovviamente gli altri comuni della provincia di Brescia che sono maggiormente colpiti. Quindi non ci fermiamo a vaccinare quelli che fanno parte di queste categorie che vi ho detto, di questi 16 comuni fra Brescia e Bergamo, ma prima di arrivare a vaccinare tutti i 103 comuni che sarebbero coinvolti ce ne vorrà del tempo, perché da lì ci sposteremo verso il centro, ne faremo altri 8, 9, 10 sulla base di quelle che saranno le forniture di vaccino che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Queste sono quindi le prime 24.000 persone che incominciamo a vaccinare fra domani e dopodomani, come vedete più o meno metà in provincia di Brescia, metà in provincia di Bergamo. Sono fra quindi i 60 e i 79 anni in questi 14 comuni di Bergamo, 8 di Brescia. In più, come ha sottolineato la vicepresidente, si continueranno a vaccinare gli ultra ottantenni, non solo di questi territori, ma di tutta la Lombardia.